A Zoammerdam, a 40 km da Amsterdam, vivono e suonano i 180 disabili musicalmente più dotati e gioiosi del mondo. Sono i componenti della Jostibahn Orkest, l'unica orchestra del pianeta interamente composta da portatori di handicap, in larga misura, 7 su 10, down, gli altri cerebrolesi. Hanno dai 14 ai 92 anni, caratteri e origini diversissimi. Ma non è la magica fantasia di Hans Christian Andersen a tenerli insieme, dando ali alle loro tante sofferenze. Né è con una bellissima favola che questi artisti, ogni giorno, trasformano i loro disagi in una musica che commuove fino alle lacrime, rallegra e dà la carica. In melodie e ritmi con cui fanno il pieno nei maggiori teatri a ogni latitudine. La Jostibahn Orchest deve il suo miracolo ai caparbi Wim Brussen e Liam Verburg, di 61 e 40 anni, i suoi infaticabili, incredibili direttori, entrambi musicisti autodidatti. Brussen fondò il complesso 37 anni fa, con appena 35 componenti, elaborando per la prima volta un sistema semplificato di lettura delle note basato sul colore. Nel 1979, fresca di laurea, l'ortopedagogista esperta di minorenni in difficoltà, Liam Verburg, affiancò il geniale Wynne nella sua missione, condividendone il difficile podio e anche il ruolo di angelo custode. Ha aiutato Brussen a dimostrare quanto la scienza neurobiologica, specie negli Stati Uniti, abbia già da molti anni provato in numerose ricerche. Ritardo mentale e genio artistico non sono inconciliabili.